Allora, signori, in 3 minuti l'esposizione artistico barra oggetturale di Olimpio Ritota da Napoli. Buonasera. Questa sera vi vorrei parlare di come si possa coniugare un concetto fisico con un concetto biochimico, partendo dalla nozione di forza. Ora, se il mio dito è una forza, e permettetemi di dire che non è solo questo, e la mia penna è un corpo, una forza è tutto ciò che determina il moto di un corpo, ma è anche tutto ciò che ne determina l'arresto. Una forza può determinare un equilibrio instabile di un corpo, ma può determinare anche un equilibrio stabile di un corpo. Una forza può agire anche sempre su un corpo e può determinarne una deformazione. Una deformazione che può essere permanente oppure temporanea. Poi, una forza può agire per contatto, come sto facendo io con le mie dita su una pallina, oppure a distanza, la forza di gravità. Ora, se questa pallina, in questo momento, io la tengo stretta tra le dita, che cosa sta succedendo? Io le sto fornendo una certa quantità di energia che lei non svolge per compiere un lavoro, cioè per cadere. Questa energia io la chiamo energia potenziale. Quando la lascio, questa energia potenziale si trasforma in energia di movimento, detta energia cinetica. La domanda che mi pongo è questa: come mai quando io lascio la pallina non arriva al punto di partenza? Perché una certa quantità di questa energia potenziale si è trasformata in altre forme di energia. Per esempio, Boeing, l'energia che serve per fare rumore, oppure l'energia per vincere l'attrito con l'aria, o altro. Un'altra domanda che mi pongo è questa: che in questo momento anch'io sto spendendo dell'energia per mantenere questa pallina. E da dove viene questa energia? Dobbiamo considerare il percorso di due sostanze che fanno, queste due sostanze, per arrivare alle dita della mia mano, e sono l'ossigeno dell'aria e gli zuccheri. L'ossigeno, vi dicevo, è presente nell'aria, entra nel mio organismo tramite la respirazione polmonare e arriva tramite la circolazione del sangue alle cellule delle mie dita. Qui ci arrivano anche gli zuccheri. Da dove vengono? Dall'alimentazione che io svolgo. E sempre tramite la circolazione del sangue arrivano alle dita. Qui si incontrano, avviene una reazione biochimica che mi produce energia che mi permette di fare questo lavoro. Grazie.